Ciao ragazzi, oggi andiamo a provare a fare il restauro di questa scatoletta. Mi è piaciuta perché è una scatoletta della Nivea degli anni 40 che avevano probabilmente in dotazione o comunque se la portavano dietro i nostri militari. E questa arriva da una pietraia sul confine francese e vicino c'erano questi due oggetti. E voglio pulirli alla stessa maniera perché mi sembrano della stessa famiglia, cioè sono comunque tappi di qualcosa. Questo invece probabilmente è un qualche picchetto di qualcosa, però ha tracce di vernice, vedete? E quindi voglio usare il metodo dell'acido ossalico per pulirle. Quindi andremo a fare un bagno di acido ossalico di questi oggetti. Come vi ho già detto altre volte, l'acido ossalico è un acido debole che va bene per togliere la ruggine da oggetti che hanno ancora tracce di vernice. Non serve per togliere la ruggine e basta, nel senso che fate molto prima con altri metodi, come vi ho già detto altre volte. Questo non ha tracce di vernice apparenti, però visto che è un tappo, magari potrebbe darci qualche sorpresa. E visto che tanto devo fare il bagno, glielo butto lì insieme. Questo è d'alluminio, quindi in realtà più che ruggine è sporcizia, quindi probabilmente verrebbe via anche con uno spazzolino e un po' di calma. Questo qua invece è di ferro. Tra l'altro, se qualcuno sa che cos'è e me lo scrive nei commenti, mi fa un gran piacere. Magari poi lo vedrete in giro su altri forum. Bene. Per prima cosa però devo cercare di aprire questa scatoletta perché ho provato a metterla a bagno e non va a fondo, quindi dobbiamo trovare il modo di aprirla sperando che non si rompa, ma dovrebbe venire perché... Sì, è venuta. C'è qualcosa di un po' rossiccio. Chissà se la crema Nivea era rossiccia in quei tempi. Chi lo sa? Vabbè, prima di metterla a bagno gli do comunque ancora una pulita da togliere questa schifezza qua. Per fare il lavoro userò questo contenitore perché l'acido ossalico che va messo in una concentrazione di un cucchiaio per litro, più o meno, potete anche essere un pochettino più generosi, lavora benissimo con l'acqua calda, quindi se il contenitore si può chiudere, tanto meglio. E poi la mia idea è chiuso e inviluppato in un asciugamano in modo che il caldo venga mantenuto all'interno. Solita cosa, una volta all'ora bisogna guardarlo, spazzolarlo in modo che non si creino incrostazioni sui pezzi. Qui dentro dovremmo starci, forse un po' il pelo. Vabbè. Eccoci qua, ho cambiato il contenitore perché quello là era piccolo e aveva una leggera crepa che quindi non mi permetteva di fare cosa volevo. E ho preso questo, un po' più alto. Adesso ci sarà circa 1,5 litri di acqua qui dentro, quindi vado a mettere due cucchiai abbondanti di acido, che è una polvere. Lo sciolgo per bene, poi ci metto i pezzi a bagno e inviluppo il tutto in un asciugamano in modo da cercare di tenere il calore all'interno. Ok, acido immesso. È un po' duro, quindi devo mischiare per benino. Direi che va bene. Se usate tanta acqua, questo lavoro fatelo all'aria aperta perché sennò i vapori non sono per niente una buona cosa da respirare. Un'altra cosa, quando adesso ho solo mischiato, non ho ancora toccato niente, però poi mettiamoci i guanti perché l'acido ossalico dà problemi ai reni. Ok, mettiamo i pezzi. Il primo, secondo. La scatoletta.
che è d'alluminio e non vuole andare a fondo. Ecco. Ok, tra un'ora veniamo a vedere cosa è successo. È passata già più di un'ora. Adesso cerco di togliere la mia costruzione per tenere il caldo dentro, anche se c'è poca acqua, quindi credo che ormai sia quasi fredda. No, tiepidina ancora. Ok, vediamo cosa è successo. C'è un po' di vapore. Ok, qualcosina un po' ha lavorato, non tantissimo, comunque un po'. Adesso li prendo sotto l'acqua corrente e con i guanti naturalmente e li spazzolo. Allora, eccoli qua post spazzolata. Allora, la crema Nivea secondo me è finita, nel senso che il risultato è questo. Tra l'altro notate dove c'era il tappo che copriva, come il colore era quindi in origine diverso, era il classico blu della Nivea di oggi. Qui direi che è venuta bene. Mi spiace un po' da questo lato qua perché sul coperchio, come si intravede, probabilmente c'era una vernice bianca che però è saltata via e rimane un po' di scritta, vedete? Crema Nivea si vede. Poi c'è scritto qualcos'altro qua. Fratelli, qua forse qualcosa così, però non si vede più. Quindi probabilmente c'era una vernice bianca che è andata a sparire. Però da questo lato qui è carina. Invece, questo tappo qua è un tappo di latta, di lamiera di latta. Vedete che è una latta o stagninata o zincata. Non ci sono scritte. E lo lascio ancora un po' a bagno. Questo qua, che aveva solo qualche traccia di vernice, in realtà guardate un po', è praticamente tutto verniciato, di un bel verde, direi il classico nostro verde militare, e sotto a occhio direi che il rosso è l'antiruggine, perché direi che è sotto, cioè non è un colore dato sopra, forse si vede bene qua. È sotto. E bene, torno a ribadire l'invito che qua si vede la colata originaria del colore che va dentro. Torno a ribadire appunto l'invito a se qualcuno sa cosa può essere, a scriverlo nei commenti. Anche lui lo rimetto un pochettino a bagno e mentre aspettiamo proviamo a raddrizzare magari questa scatoletta. Ragazzi, purtroppo non ho potuto fare le cose come andavano fatte e quindi è da ieri sera che la roba è qui a bagno e quindi sono passate 12 ore o anche di più, anzi 24 ore o anche di più. Quindi adesso andiamo a vedere insieme cosa è successo. Sicuramente ci saranno quelle magiche incrostazioni che vi dicevo. Sì, allora sul tappino là sotto forse no, ma qua mi sa che qualcuna c'è. Ora spazzoliamo, vediamo che cosa succede. Per carità, erano oggetti privi di ogni genere di valore, quindi nel frattempo ho anche appiattito un pochettino la scatolina, che quindi adesso si presenta così. Bene, vado a spazzolare, poi ci vediamo dopo. Allora, è andata meno peggio del previsto, nel senso che qualche incrostazione si vede qua, su questo pezzo di latta, ma su questo sembrerebbe di no. Bisogna vedere se vanno via quelle. Però direi che per assurdo si è pulito abbastanza bene, quindi adesso spazzolo e vediamo. Ok, ho spazzolato. Questa è la situazione del tappino di latta, non ci sono scritte, non c'è niente. E
E qua si vedono molto bene le famose incrostazioni gialle che vi dicevo, che sono quelle che poi voi non riuscite più a rimuovere, nel senso che se arriviamo a questo punto non c'è più verso di farle saltare via. Tra l'altro, come vedete, l'acido ossalico non rimuove completamente la ruggine, quindi comunque sia non fa un lavoro pulito, rimane comunque sempre della ruggine che poi un domani ripartirà. E quindi è una roba un po' così temporanea. Ve lo faccio vedere meglio qua. Qui addirittura si vede, è venuto meglio, non ci sono incrostazioni molto appariscenti, però vi volevo far vedere, vedete che qui la ruggine è addirittura passata sotto la vernice, quindi vedete che saltano via dei pezzi. Ho provato apposta a farne saltare via qualcuno qua. Ad esempio, vedete che qua la ruggine è sotto la vernice. Quindi un bel giorno questa roba qui riparte, e anche tutte queste, e vi fa saltare via la ruggine, la vernice. E quindi sono sempre, diciamo, restauri provvisori. Quando si ha a che fare col ferro, una soluzione 100% definitiva, come ho già detto diverse volte, non l'ho ancora trovata. Allora, qui abbiamo una mano di antiruggine rossa probabilmente, una mano verde sopra, un verde militare. Qua credo siamo arrivati sul ferro, però mi sembra di vedere anche un po' di azzurrino in certi punti, tipo qua sotto qua. Adesso lascio asciugare il tutto e poi lo guardiamo ancora una volta a liquidi asciugati. Vedete anche qua, mi sembra di vedere un po' di azzurrino. Chi lo sa? Ripeto, se qualcuno sa che cos'è e me lo dice nei commenti, mi fa un grande favore. Quindi lasciamo asciugare, eccolo qua. Invece la scatoletta della Nivea, che non ho più toccato, magari gli do giusto un'oliata per renderla un po' carina, di nuovo con la vasellina, e la lasciamo così. Bene ragazzi, è passata circa una settimana da quando ho lasciato asciugare. Queste sono le condizioni del pezzo di ferro asciugato. Purtroppo è un periodo che piove sempre, quindi la luce è quella del neon e i colori sono un po' sfalsati. Qua adesso, fatto questo, bisognerebbe dargli anche a questo oggetto una bella oliata. I colori risulterebbero sicuramente più vividi, però appunto siccome è un oggetto che non è che mi interessa tenere, era solo per fare una prova, lo lascio così. Questo, come vedete, le ossidazioni gialle sono diventate belle visibili e belle schifose, quindi non fate quello che ho fatto io. E qua invece, quello che vi dicevo, la Nivea, guardate che carina, anche questa oliata. Bene, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, seguitemi anche sugli altri social che trovate in descrizione. Ciao a tutti!